Iniziamo per informazione su un discorso medico, così almeno abbiamo avuto qualche problema di schiena con cusine, scusatemi, con Lunen e con Uther, sono stati fermi uno un allenamento, uno due allenamenti e speriamo di riprenderli così. Mentre invece oggi starà fermo Giordana per una forma influenzale che ha avuto, di intestinale. Però solamente per informazione. Altre considerazioni. È una partita particolare questa con Venezia perché viene fatta dopo praticamente una settimana saltata, quindi si gioca dopo 14 giorni. In questa settimana di riposo i giocatori hanno fatto svariate, ognuno ha fatto diverse, passato la settimana in maniera diversa, a Basso Gentile hanno fatto la nazionale, Cusina e Radori sono andati in nazionale, sono rimasti fermi, poi mandati a casa perché avevano dei problemi fisici. Ivan Buva si è allenato 2 volte al giorno costantemente per sapere tutti i giochi d'attacco. Raga è andato a fare lo Star Game, Jenkins è andato a casa e è tornato, Lunen ha fatto qualche giorno di vacanza, insomma ognuno ha fatto qualche cosa di diverso. Abbiamo ripreso e l'esperienza insegna in tutti questi anni che quando poi si riprende dopo 2 settimane può essere che si possa avere qualche piccolo problema sul clima prettamente di partita. Gli allenamenti sono stati fatti apposta per ricondurre a questa condizione, quindi di allenarsi in maniera, come dire, sul 5 contro 5, su andare su tutto il campo. Mi sembra Giglio che fosse presente a qualche allenamento, abbiamo fatto tutti gli allenamenti dove si partiva da metà campo, poi si arrivava a 2 canestri facendo la transizione, giocando dei giochi specifici, proprio per riprendere un po' questo tipo di attivazione di gioco. Spero di averli tutti a disposizione e che sia Adria, anche Gio, che Lune non abbiamo particolari problemi. Sulla partita mi sembra evidente da comunicazioni mediatiche che per Venezia è la partita della vita. Quindi lo hanno dichiarato, lo hanno detto, lo hanno sottolineato. Loro vengono a Cantù per vincere, per avere una possibilità molto importante di fare playoff. Noi abbiamo perso a Venezia, senza Cusine e Buva, dopo aver giocato una partita bellissima in casa nostra contro Milano. Là abbiamo giocato una partita con poca energia, dove ci siamo giocati comunque fino in fondo, fino a 3 minuti dalla fine. È una squadra che possiamo patire, possiamo soffrire. Loro ci disintegrarono all'andata sui rimbalzi d'attacco. È vero che avevano un altro giocatore che adesso gioca a Caserta, si chiama Isley, e hanno sostituito con Crosaleoli. Ieri è entrato Giachetti, quindi sono leggermente diversi. Vengono qui per fare la partita più importante, probabilmente una delle più importanti della loro stagione, e hanno fatto 2 settimane di preparazione per arrivare qua, quindi per noi sarà un test sicuramente difficile. L'altra considerazione da fare è che in campo non ci vanno i soldi.
però se uno guardasse il roster di questa squadra è proprio anche un aspetto prettamente economico. Dovrebbe essere una delle prime antagoniste di Milano per vincere il titolo, perché ha un giocatore formidabile come Andre Smith. Insomma, ho il piacere e anche un po' l'orgoglio di dire di averlo portato io in Italia quando non lo voleva nessuno. Hanno preso il miglior giocatore da Reggio Emilia, che è Taylor, hanno messo l'Italia Giacchetti, adesso hanno preso Crosariol. Il cambio del 4 è Peric, è un giocatore di primissima fascia. E insomma, siamo una squadra che, per quello che riguarda il roster, per quello che riguarda l'ambizione, è veramente una delle squadre più attrezzate della Serie A. Ed è chiaro che quando si gioca contro squadre giocatori così forti che per motivi svariati magari non hanno fatto bene come si aspettavano, però bisogna sempre stare molto attenti, perché possono da un momento all'altro, la partita vera che conta, unirsi e fare una partita di alto livello dopo che ci hanno già battuto all'andata. Quindi ci sono tante preoccupazioni da un lato. Dall'altro lato c'è serenità sul fatto che, anche se qualcuno dei nostri che vi ho detto prima non si è allenato, la squadra ha lavorato molto bene e l'ho rivista in questa settimana molto motivata nel fare bene. Io credo che questa settimana di stop, dove ognuno non è che si è riposato, ognuno ha fatto cose diverse, magari nell'immediato ci aiuta poco, nel lungo periodo credo che poi ce la ritroveremo tutta a nostro favore, perché è staccato un attimo la spina da quello che poteva essere e quello che è stato fino adesso una stagione abbastanza intensa.